bellissimo. Vedere questa immagine che è stata presa soprattutto come riferimento dall'incisione vista precedente del Bertone, però è settecentesca, e l'incisione del Sicuro come poteva essere Piazza Duomo nel Cinquecento. Piazza Duomo nel Cinquecento era, possiamo dire, appena stata plasmata, perché i più grandi interventi sono stati realizzati circa 20 anni prima dell'arrivo del Don Giovinastro. Quindi ricordiamo la presenza di Montorso di Messina dal 1547 al 1557, che realizza intanto la chiesa di San Lorenzo a sinistra del campanile e la fontana di Orione, che possiamo ammirare ancora oggi, sempre in piccolo davanti alla chiesa. Chiaramente la parte del leone nella piazza, così come adesso, la fa il Duomo, e il campanile, che era alto circa 90 metri, quindi adesso il campanile, seppur molto, molto importante, lo possiamo, era adesso attualmente 60 metri. Mentre anche il Duomo, questa appunto è la chiesa di San Lorenzo del Montorsoli, che fu la prima opera del Montorsoli che realizzò a Messina, e fu costruita sopra, almeno in sostituzione, di un'antica chiesa bizantina. Questa chiesa venne giù col terremoto del 1783, che fece crollare anche il vecchio campanile, che se il Gallo ci dice che era secondo in Italia soltanto al campanile di San Marco. E possiamo vedere appunto questo campanile, dove nella parte bassa e nella base erano presenti, fungeva appunto come deposito dei documenti e dei privilegi della città di Messina, che furono depredati dagli spagnoli a seguito della rivolta antispagnola. E mentre questo campanile, che fu utilizzato anche come modello negli anni 30 per la costruzione del campanile attuale, ma che aveva forme tanto all'altezza molto superiore, aveva caratteri normanni, comunque codici, con la prevalenza appunto delle forme di archi codici. E appunto la sua immagine la possiamo avere attraverso la vista di Bertotto, ma anche le incisioni del Sicuro, entrambe risalenti agli anni 60, 70 del 700, ma anche la vista di Fusli, che rappresenta il campanile appena crollato proprio a seguito del terremoto. E questo appunto è il Duomo come doveva presentarsi intorno al Cinquecento. Precisamente questa è una vista del terremoto prima, nel 1783, dove si possono evidenziare la facciata con le targhe marmore, mentre per esempio i portali costruiti appunto nel 400 ancora presenti, da Baboccio di Piperno ed altri, e la fascia alta con le tarsie marmore che ancora ammiriamo, seppur in forma ridotta attualmente. Infatti possiamo vedere che la fascia alta arrivava fino alla sommità della cuspide del portale, mentre adesso è decisamente più bassa, mentre la parte alta della facciata del Duomo crollò appunto nel secolo 1783 e aveva forme appunto tardogotiche. Dalle due incisioni appunto del Sicuro e del Bertotto possiamo ammirare questa cuspide con questi grandi tre finestre tardogotiche e molte decorazioni che appunto furono perdute a seguito del primo sisma del 1783, del 5 febbraio. Questa forma, e questo diciamo che è l'uomo che vide Don Giovanni d'Austria. Se possiamo ritornare all'immagine, comunque appunto vediamo elementi riconoscibili nel Duomo attuale, come appunto il portale di Polidoro da Caravaggio e poi la sacrestia con le finestre che conosciamo pure, che sono presenti pure oggi. E appunto quindi il Duomo, questo diciamo è quello che può vedere, che vide Giovanni d'Austria all'ingresso, perché lui appunto arrivò a Duomo, visitò appunto il Palazzo Reale e poi andò in Piazza Duomo, dove fu appunto celebrata una messa. E questa appunto fu la Piazza Duomo che vide Don Giovanni.